Ciao ragazzi e benvenuti in un gioco dove dovremo usare le nostre mani per creare grovigli. Eccoli qua. In questo gioco andremo ad utilizzare il potere del disegno e la fisica per creare un mix esplosivo. Iniziamo col primo livello. Disegna una figura qualsiasi. Faccio una faccina. Faccio una faccina tipo così. Ok. Quelli erano capelli da Super Saiyan e lui era Goku. Avanti con il prossimo. Lancia la pallina contro il muro a sinistra. Quindi devo fare una sorta di cosa che la spinga verso il muro a sinistra. Basta farla colpire dall'alto da un martellozzo. Il martellozzo. Sbam. Potevo farlo un po' meglio, ma sembra che funzioni. Yes. Ce l'abbiamo fatta. 3 stelle. Ribalta a destra la staffa. Molto semplice. Ci disegni un bambino. Ci disegni un bambino che sta sopra. Eccolo qua il mio bimbo. Ok. Chiamate la mamma, credo si sia fatto male. Fai cadere il bicchiere. Oh, amo queste cose. Quando un bicchiere non è mio, amo romperlo con il mio super martello. Distruggi i bicchieri. Sbaglio. Facciamo una scarpa gigante che lo distrugga. Eccola qua. Una scarpa chiodata. Una scarpa, uno scarpone. Come? Beh, adesso si deve essere rotto, dai. Credo di sì. Ok, dai, più o meno. Due palline. Ok, dobbiamo mandare via l'altra. Dobbiamo toglierla, vedete? E dovrebbero cadere solo due. Guardate, perfezione! Non pensavo che ce l'avrei fatta davvero. Perfezione. Metti un oggetto nel bicchiere. Beh, ragazzi, basta che crea una... Ah, ok, non posso costruire nella zona rossa. Posso solo qua. Quindi devo per forza fare una specie di ponte con sopra una pallina. No, non posso fare 2 oggetti di fila. Vai, questo è perfetto. Questo lo vedo. È entrato! È entrato, signori! Metti un oggetto nel contenitore piccolo. Ok. Devo fare di nuovo la zona catapulta. Cioè, basta far così. Basta fare un oggettino che sia in bilico al contrario, però con più peso sulla... Vaffanculo. Allora, devo fare un oggetto che abbia più peso verso di là. Devo semplicemente fare il bastone zuccherato, ma da un'altra parte. Devo fare in modo che entri, vedete? Che rimbalzi lì. Se puoi fare 2 oggetti, molto più semplice. Guardate, 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 guardate! Ok! Woo! Allora è fattibile. Perché vuoi fare 2 oggetti? Allora, so io cosa fare. Voglio fare più mosse. Allora, dobbiamo fare una cosa così. Dobbiamo fare praticamente la leva. La leva. No, non così, cavolo. Forse ho capito come sollevarla. Vai, 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 vai. Sì, l'ho sollevata. Però una stella, cavolo. Ho dovuto fare un casino. Che casino ho fatto per sollevarla. Andiamo avanti con il prossimo. Fai uscire la pallina dalla tazza. Beh, qua molto semplice. Ci fai una freccia che cade così. Sbam, e la butta. Non è proprio così semplice. E se la slancio un po' più in qua. Ok, così dovrebbe andare. Dai. Ok, bene. Bastava una forma geometrica ben piazzata. Questa era semplice. 3 stelle. Vai, le prendo. Rimuovi il tappo. Un apribottiglie devo fare, eh? In modo profuso da qua. Guardate. E ci faccio cadere un'altra forma geometrica qui, così fa da apribottiglie. Non è... Ho creato un bicchiere che si è autobevuto. Si potrebbe anche fare qualcosa che rotoli giù e colpisca la piramide e la mandi a fanculo. Oh, perché stavo là ad ingegnarmi con cose assurde quando questa... Fai toccare i magneti. Mi costringo, ci vuole un abbraccio. Devo fare una persona che li abbracci. Ehi, piccolo magnete, vai a trovare tuo fratello magnetino. Ok. Ecco cos'è. Non pensavo che avrebbe funzionato davvero. L'abbraccio funziona. Separa i magneti. Eh no, basta litigare adesso. Basta. Adesso arrivo io. Il signore con il trampolino. Eccolo qua, il solito Mr. Trampoline. Che è qua, che praticamente che è una persona che praticamente guida un trampolino. Vedete, è qui. Ha le mani sul trampolino e lo usa per dividere i magneti. No, sono troppo... Siamo vicini, vicini. Maledetti. Oh, li ho separati. La gabbia ha funzionato. In one colpo. Fai uscire la pallina dal cavalletto. Qua c'è una paperella
Così, questo è il becco. E guarda come butta giù il cavalletto. No, l'ha solo spostato. Allora creerò una tomba. La tua. Muahaha, la lapide. La... No. Dobbiamo fare una presa. Dobbiamo fare che un uomo si è messo qua con una mano e dice: no, adesso ti prendo io. Vieni da me, ho una pancia grossa e voglio mangiarti. Wow. Wow, lo prendiamo. Però è troppo a terra, vedete, se no è fermo. Dobbiamo sì fare una mano, ma che il grosso sia solo per aria, vedete? Che lo strascini, che lo trascini. Oh, serviva solo fare un uomo un attimino col peso forma giusto. Dai, bello questo gioco, però ne ho un altro che voglio mostrarvi. Ok, dobbiamo disegnare delle gambe per far funzionare sto cubo. Proviamo, facciamo come mi ha detto lui. Ok, così. Guardate come si muove. Oh, santo cielo, va bene, va bene. Si può fare. Il mio piccolo Frankensteinerellino è riuscito ad andare nel checkpoint. E avanti così, avanti così. Ma posso disegnargli altra roba? Guarda, con altre gambe! Così è ancora più efficace. Miam, miam, miam. Ok, ok, carino, carino. Non male, ho preso un bel po' di monete. Ah, se avessi in banca tutte le monete che ho preso in sti giochi, sarei ricco. Oh, adesso ce n'è uno online! Ah, facciamo una roba tipo stranissima. Così, proviamo. Che cos'è questa? Aiuto! Però sono veloce! Non pensavo! Guardatemi, sono velocissimo! Lo sto battendo tantissimo! Lui è qua dietro! Io sono già... Guarda, scalo anche le montagne! Più storte le fai, meglio è! E vai, non aveva speranza! Guardalo ancora là con le sue schifezze! C'è un altro giocatore online! C'è Jimmy! Mannaggia Jimmy! Ora ragazzi, provo a fare un mega cerchio. Vediamo cosa succede con il mega cerchio. Oh, no, il cerchio l'aveva fatto l'altro. Non va bene, non va bene. Non va bene. Oh, cavolo, no, è molto più... Facciamo così. Via, 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 via. Jimmy! Ok, Jimmy si è incastrato. Jimmy ha fatto male. Oh, per salire le scale questi ottimi. Per salire le scale questi ottimi. Sono più forte. Sono più forte ora. Gambe lunghe. Gambe in spalla. Devi fare le gambe lunghissime. Così vado molto più... Con le gambe... Svidac. Troppo forte. Ho fatto le gambe assurde. Questa cosa. Due freccette. Così ancora. Guardalo. Ma vi giuro ragazzi, sono un portento sto gioco. No, si è incastrato. Si è incastrato. Più basso ora. Più basso. Più basso. Più basso. E ora sbam. Zappi 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 zappi. Sali queste scale. E ora si ritorna con le mega gambe. E quelle non le... proprio da Roma. Guarda, bu, bu, bu. È arrivato, trapasso. Esco anche dalla mappa, manca poco. Ma se faccio uno smiley, tipo così, una faccina, con due occhi, così, vediamo. Cos'è? Sembrano delle ruote di Batman. Beh, ci stanno, ci stanno, ragazzi, stanno venendo nuove idee, queste robe. E raccolgo anche un sacco di soldi, solo che per queste dovrei allungare le gambe. Cioè, alla fine, secondo me, se fai delle gambe lunghe in sto gioco, hai vinto comunque sempre tutto. E quella è la cosa migliore. C'è Filippo! Stiamo attenti. Allora, voglio fare una cosa così, tipo... Guardate. Ok. Ok. Ho fatto un dannato... No! Non va bene questo! Ok, dobbiamo fare così. Ok, ok. Ora torniamo alla nostra giravoltola. No, 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 no. Facciamo una cosa più. No, Filippo mi sta battendo! Filippo, gambe lunghe, gambe lunghe, gambe lunghe, gambe lunghe, gambe lunghe, vola! Woo! Ok, ora, zappiti, 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 cerchio. Zam, 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 da ba da bam. Grande cerchio. Vai. Vinto, 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 vinto. Easy, easy. Allora, ne ho trovato un altro che forse è più carino, ragazzi. Qua devi sempre creare la tua macchina, ma vedete, qua ci sono le ruote. Ok, io provo di nuovo la mia tattica. Vediamo come... Ok, guardate la mia macchina. Costruisci una macchina gigante. Ok, così è una macchina gigante. Devi farlo. Ho più speedy. Vedete? Per prendere le monete. Ok, ok. In base alle forme puoi creare un'auto diversa. Devi anche stare attento che non si cappotti, capito? Così mi sembra abbastanza veloce comunque. Ora ne fai una piccola. Benissimo, Tiny. È strabello sta cosa che vuoi cambiare. Ok, ok, probabilmente troveremo anche delle persone contro, quindi stiamo attenti. Ok, siamo contro un giocatore. Vai ragazzi, vediamo se lo battiamo. Speedy. Perché lui è così, lui è più piccolo. No, speedy, 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 speedy. Facciamo così, facciamo così. Dai che lo sto battendo. Sono più bravo.
E se faccio anche qua le long leg, guardami, lunghissimo. Alla fine è sempre questa la tattica, perché lo fai talmente lungo che arrivi prima alla fine. Vai ancora indietro. We are the champion. Ok, ok, ok. Stiamo attenti a Roma. Perfetto, perfetto, perfetto. Ho preso il boost. Ok, ok, ok. Stiamo attenti. Più piccoli ora. Vai col super speed, vai col super speed. E ora long legs per la vittoria. Ok, ragazzi, ora provo qualche forma strana. Non mi interessa di vincere, mi interessa solo di apparire. Ok, no, troppo strana. Troppo strana. Così. Questa è buona. Questa è buona. Ma che cavolo? Quello era il giro della morte. Posso ancora vincere. Posso ancora vincere. Ok, devo essere piccolo. Devo essere piccolo qua. Deve essere piccolo, forse ce la facciamo. Long leg, long leg. Ok, no, mi interessa di vincere. Long leg, long leg, long leg, long 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 long. L'abbiamo superato, incredibile. E ora posso andare un po' più con lo stile. Tipo così. Ecco, un'auto così. Guardala. L'auto della montagna. Io vengo dai monti. Mi cappotto e vinco. E prendo anche il tesoro. Ugo col sugo. L'abbiamo battuto. Proviamo invece un gioco un attimino più serio. Oh, facciamo un livello. Oh, devi proprio... qua devi fare la tua auto per bene. Vedi, devi proprio costruirtela come vuoi tu. E poi devo mettere le ruote. Ok. Ok, poi gli dai il gas, ok. Quindi però io volendo posso creare anche l'auto che voglio io. Cioè posso farne anche una strana. E possiamo anche disegnarci dentro Leonardo da Vinci, così, con i suoi capelli, che manovra la macchina. Tipo, vedete che manovra i cannoni. Ok. E poi ci metti degli slot per le ruote. Quella dovrebbe andare. Cioè, vediamo. Cioè, dovrebbe andare davvero. Ci metto un altro cannone qui sopra e andiamo. Sì, esiste! Puoi farlo. Ok. Qua mi sa che devi fare una rampa che poi vada su e ti permetta di raggiungere questa, vedi? Proviamo così. Woo! Ok. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Oh, cacchio. No. Oh, no. Sono esploso male. Così dovremmo andare. Sì. Mi fa ridere che comunque lui è caduto ed è morto. Ok. Sono stato messo in prigione perché mia mamma mi ha rubato lo zaino. Prima volta qui, eh. Devi imparare le basi del disegno. Fai una linea. Fatta. Bingo. Ok. È un altro gioco di disegni strani. E devi superare dei test disegnando. Ok. Troppo facile, adesso fai un cerchio. Vediamo se riesco a riconoscerlo. Beh, guardate, non è che sono un... Beh, l'ho fatto un po' da schifo. Però l'ha riconosciuto. Bene, bene, sto prendendo voti. Non male. Adesso fammi un triangolo, va bene. Ma quando è che iniziamo a fare le cose serie? Ok. Me l'ha riconosciuto comunque. Devi disegnare un quaderno. Ok. Ragazzi, ho fatto il quaderno con le pagine. Vedete, queste sono le pagine. E questo è il quaderno. Ci posso anche scrivere book. Vai. Credo che l'ho trovato. È un po' tipo Scribblenauts. Me lo sono disegnato. Oh no, c'è una mosca. Devo disegnare qualcosa per toglierla. 19% mi hai dato. Dammi una penna che cambio il voto. 1 più 1 uguale 2, ok. Una matita. Va bene, facciamo così. Eccola qua. Una matita. Con tanto di lineetta. Eccola qua. Vabbè, più o meno. Vai, hai visto che bravo? Uguale, identica a quello che ho disegnato. Ho fatto un errore, dammi una gomma. Ah, la gomma, ve la ricordate? Quella con due parti. La parte rosa che funziona, la parte blu che non sai neanche perché esiste. Ma va bene. No, non è un cacciavite, stupido. Ok, ora è una gomma. Vedi? Quella. Quella parte blu, come vi dicevo io. L'ha capito. Cioè, carino, però non è il cestino che ho disegnato quello. Ora vuole anche un orologio. Vabbè, alla fine, ragazzi, questo gioco pensavo che fosse più fantasioso, nel senso che potessi fare qualcos'altro, ma... Cioè, anche qua, io ho disegnato un orologio di Salvatore Dalì e non era assolutamente questo. Va bene, ragazzi, questi erano un po' i giochi di disegno che ho trovato.
Sono sicuro che se andessimo a cercare ancora di più nei meandri troveremo di meglio. Forse quello là dove dovevi usare la fisica per modificare il tutto era il più carino di tutti. Però dai, mi sono divertito a mostrarvi alcuni giochi. Anche quelli delle macchine erano abbastanza funny. Però ce ne saranno degli altri. Magari lasciate un like o se avete qualche gioco di disegno da consigliarmi. Magari li vedremo nei prossimi episodi. Mi ha sempre affascinato il fatto che puoi utilizzare i disegni in un videogioco per progredire con il gioco. Quindi mi piacerebbe vedere altre cose del genere. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per la visione. Lasciate un bel like se vi sono piaciuti. Concludo qua perché ogni gioco aveva 300 pubblicità. Alla fine ho più guardato pubblicità che giocato e mi sono anche un po' rotto di questo. Però vi ringrazio per il supporto, per la visione. Spero vi siano piaciuti. Noi ci becchiamo al prossimo gioco, al prossimo video. Ciao, ragazzi!